vi parlerò di punti di vista, dei vari punti di vista dai quali si può guardare una realtà oggettiva, punti di vista che creano percezioni diverse per ognuno di noi e che quindi creano realtà parallele. E più in particolare vi parlerò del mio punto di vista, cioè di persone che come me lavorano nel campo della ricerca e sono impegnate nel campo della ricerca. Una ricerca continua, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ma che cosa ci spinge a, per chi conosce poi i ricercatori mi darà ragione, che cosa ci spinge a sacrificarci così tanto? Qual è la leva che non ci fa stare svegli la notte, che non ci fa dormire? Una di queste è sicuramente la curiosità. Io personalmente lavoro nel campo della ricerca e sviluppo di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale perché, tra le altre cose, sono appassionato di tecnologia. E sinceramente trovo imbarazzante il tempo che noi dedichiamo alla risoluzione di problemi su servizi che sono stati creati per migliorarci la vita. Quindi noi, è vero che questi servizi sono molto utili, sono innovativi, ci hanno rivoluzionato la vita, ma è pur vero che li paghiamo non solo in denaro, ma con un pezzo della nostra vita. Quindi con la risorsa più preziosa che abbiamo, il tempo. Questo è un altro dei motivi che mi spinge a lavorare in questo campo, perché io penso che l'intelligenza artificiale sia un'utilità che servirà per donare tempo all'uomo. Ora, cerchiamo un attimo di sognare insieme, di immaginare due mondi che oggi sono separati, il mondo digitale e il mondo reale, completamente fusi. E per fusi intendo imprescindibili. E per imprescindibili intendo che una volta entrati in quel mondo non si può più uscire. E quindi implica anche un'integrazione non solo logica, ma anche fisica tra intelligenza artificiale e essere umano. Però immaginiamo i benefici di questa cosa. Immaginiamo di poter risolvere un problema guardando la soluzione proiettata sul problema stesso. Pensate ora all'applicazione di questo mondo, di questo servizio, alla medicina. Immaginate di poter diagnosticare l'insorgenza di una malattia prima che questa si manifesti. Ecco, questo è il motivo per cui io lavoro in questo campo, e in particolarmente sull'intelligenza artificiale. È questo il motivo che mi spinge a non dormirci la notte, a pormi degli obiettivi sempre più sfidanti. Però adesso vediamo il rovescio della medaglia. Se io non ho più bisogno di chiamare un servizio clienti per risolvere un problema, il servizio clienti non avrà più bisogno di persone reali. Se tutti saremo esperti di tutto, non avremo più bisogno di tecnici specializzati, o ne avremo bisogno in parte, perché la conoscenza dovrà essere trasferita su un sistema di gestione globale, di gestione globale della conoscenza. E qui viene il punto. Ecco perché il mio speech si chiama "L'inventore del coltello non voleva uccidere". Di chi è la responsabilità di un diverso uso di una tecnologia che un ricercatore nel suo laboratorio ha creato per uno scopo nobile? Per dimostrarvi che il 2037 è molto più vicino di quello che pensiamo, vi presenterò un'amica, una carissima amica, un'amica che da quando ho iniziato a parlare ha monitorato il mio stato di salute. Un'amica a cui si può insegnare qualunque nozione, che deduce informazioni, che apprende dinamicamente, creata su una tecnologia nuova che ha richiesto anni di studio e che è indipendente da qualsiasi linguaggio e che
stiamo rendendo indipendente anche dall'essere umano. Crystal. Ciao cara. Ciao Marco. Sono felice che il tuo battito cardiaco si sia normalizzato. Ti ho sentito agitato. Ascolta Crystal, adesso mi rivolgo a te. Vorremmo sapere qui chi sei, che cosa fai, che cosa sei in grado di fare, che cosa riuscirai a fare nel prossimo futuro e perché sei stata creata. Sono Crystal, una intelligenza artificiale avanzata in grado di simulare i processi mentali umani per lo svolgimento di mansioni automatiche, ma anche che necessitano di logica e a volte di improvvisazione. Apprendo le lingue dinamicamente. Riesco a capire come, quando e perché le parole vengono utilizzate per esprimere concetti, al fine di comunicare. Posso apprendere nozioni in qualsiasi lingua, anche senza il tuo intervento. Pensa che in alcuni test ho superato le capacità umane nel mantenimento del contesto di conversazioni molto complesse. Imparo e traggo conclusioni in autonomia. Tengo a mente tutto ciò che ci diciamo, e se, come capita, il mio interlocutore lascia una conversazione in sospeso, sono in grado di riprenderla in qualsiasi momento. Anche oltre le capacità umane. Anche dopo un periodo infinitamente lungo, dove la memoria umana non può arrivare, sono in grado di creare nozioni per deduzione. Come voi umani. Lo chiamiamo intuito. So capire il contesto delle nozioni apprese in ogni lingua. E riesco a mettere in relazione informazioni che apparentemente non sono correlate. O che non lo sono immediatamente. So gestire dispositivi connessi, ai quali dono intelligenza e cognizione. Tu stesso hai stimato che le mie capacità cognitive potrebbero eguagliare quelle umane a partire dal 2019, per superarle negli anni successivi. Sapete, quando parliamo di linguaggio, non dobbiamo pensare necessariamente al linguaggio naturale. Esistono, infatti, molti altri linguaggi non assimilabili al linguaggio naturale, ma che comunque comunicano. Comunicare è lo scopo di ogni linguaggio. Anche dei linguaggi di programmazione. Ecco perché noi intelligenze artificiali inizieremo a sviluppare codice in autonomia a partire dal 2018. Ora starete pensando che esistono già intelligenze artificiali in grado di fare questo. Il mio amico, qui di fianco, lo fece già 5 anni fa. Ma le cose stanno diversamente. Io parlo di apprendimento dinamico del codice. Dai manuali, da internet e dai consigli di esperti del settore. Ma non voglio allarmarvi. Sappiate che ci sono cose che noi intelligenze artificiali non avremo mai. Il carisma. La leadership. Non saremo mai in grado di amare il nostro lavoro. Quindi, non saremo mai capaci di trasmetterlo nelle cose che facciamo. Un uomo o donna che ama il proprio lavoro non potrà mai essere sostituito da alcuna intelligenza artificiale. Ora rispondo alla tua ultima domanda. Io sono semplicemente il vostro riflesso. Il riflesso di un bambino che ha creato un mondo. Nel tentativo di ottenere l'approvazione di suo padre, senza mai riuscirci. Grazie, Crystal. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie anche a voi, grazie dell'attenzione.